Il 24 agosto del 2016 è una data ormai impressa nella mente dei tanti cittadini abruzzesi e del centro Italia in generale. La scossa distruttiva con epicentro Amatrice mostra ancora i segni e le ferite di quella maledetta notte d'estate. Territori e abitanti sconvolti in pochi attimi, vite spezzate ed enormi sacrifici per tentare di ritrovare un briciolo di normalità. Da quel giorno la ricostruzione ha fatto i suoi passi, piccoli e grandi, cercando di colmare un vuoto morale e materiale inimmaginabile. Il bilancio del direttore USR Teramo, Vincenzo Rivera. Beh, devo dire che i dati di oggi sono confortanti. Abbiamo colmato il gap del passato, abbiamo raggiunto una capacità di decretazione mensile che è più che soddisfacente, insomma, ha pressoché saturato anche le capacità aziendali territoriali, locali, perché noi, insomma, siamo in grado oggi di fare 15-20 milioni di euro in contributi mensili, circa 70-80 pratiche al mese. E le pratiche complessivamente presentate ad oggi per quanto riguarda la ricostruzione provata sono circa 3.900. Di queste 3.900, 2.800 grosso modo le abbiamo definite, quindi raggiungendo una percentuale del 70%. Tra queste ci sono 1.834 deleghe di concessione già adottati per 335 milioni già concessi. Il danno complessivo è maggiore, chiaramente noi attendiamo entro la fine dell'anno la presentazione del danno grave. La stima del danno è stata fatta dalla struttura commissariale e vede la Regione Abruzzo con un danno patrimoniale complessivo, sia nel patrimonio privato che nel patrimonio pubblico che in quello ecclesiastico, di 3 miliardi e 100. Di questi 3 miliardi e 100, 2 miliardi e 100 sono del settore privato, di questi 2 miliardi e 100 ancora 1 miliardo e 4 deve essere presentato. Quindi attendiamo la scadenza perché le tempistiche dettate e imposte per il danno lieve hanno prodotto i risultati che oggi commentiamo, quindi un enorme aumento della decretazione, dei cantieri aperti e quindi dello sviluppo delle pratiche. Quindi è un fatto positivo che ci siano delle scadenze perché queste, insomma, spingono comunque alla presentazione domande e gli uffici, devo dire, oggi sono perfettamente in grado anche di riscontrarle. Ricordo che nel 2019 l'ufficio aveva una pianta organica di 27 unità, oggi la pianta organica è di 107 unità, quindi è un ufficio che lavora molto bene ed è perfettamente in grado di rispondere alle istanze. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, come dicevo, è circa 1 miliardo di euro il danno tra patrimonio ecclesiastico e patrimonio pubblico appartenenti ai comuni. Anche nella ricostruzione pubblica, devo dire, l'Abruzzo si è distinto nell'ultimo anno. Insomma, il protagonismo dell'Abruzzo è riuscito a mostrare anche la capacità di reagire, tant'è che il primo municipio, il primo, insomma, edificio strategico di tutto l'Appennino centrale, non parlo solo dell'Abruzzo, è stato inaugurato il mese scorso a Torricella Sicura. Quindi, insomma, questo grazie anche alla capacità di azione del sindaco Palumbi, che devo dire è stato straordinario. Ma anche altre iniziative stanno andando a buon fine. C'è Civitella del Tronto che aprirà una scuola importante entro, insomma, l'inizio dell'anno scolastico. Ci sono le progettazioni esecutive ormai anche all'analisi dell'ufficio speciale per quanto riguarda altre scuole. Ricordo ad esempio la scuola di Pizzoli, un edificio scolastico di 10 milioni di euro, quindi un intervento molto importante. Anche l'edificio di Campli, insomma, è in fase di ultimazione. E per quanto riguarda l'USR, noi siamo diventati stazione appaltante da circa un anno con le ordinanze speciali. Abbiamo avviato da subito anche noi le progettazioni. Le progettazioni sono in via di definizione e entro la metà settembre verranno consegnate le progettazioni della prefettura, che sono circa 9 milioni di euro, esattamente 9,2 milioni di euro, e il Palazzo della Regina Margherita, anche quello un appalto da 8,8 milioni di euro. Quindi, come vedete, anche l'appaltistica pubblica ha preso, insomma, piede e stanno aprendo i cantieri, si sta iniziando a dare risposta. La macchina della ricostruzione, quindi, sembra ben oliata e avviata. C'è bisogno, certo, ancora di diversi anni, ma numeri alla mano, cresce la speranza di tornare a vivere in quei territori martoriati da un terremoto che forse non dimenticheremo mai.